Miei bro, buongiorno, buonasera, buonanotte, bentornati sempre qui dal K, sempre qui sul canale, sempre ancora una volta su Marvel Snap. Oggi voglio segnalare un mazzo, raga, voglio segnalare il mazzo, ma soprattutto la coppia di carte che dovete assolutamente provare perché è veramente molto forte, ovvero Scarlet e Vision. Direte voi, ancora con queste coppie del cazzo? Raga, finalmente, almeno cerchiamo di sfruttarle, facciamo un po' di varietà all'interno di questo cazzo di gioco. E tra l'altro Scarlet e Visione si prendono un bel più uno e sarebbe veramente molto buono avere una 5-9 che si sposta, no? Poi alla fine sono le carte che sono nel banner in evidenza dell'evento, quindi perché non provare giusto giusto loro? Poi il Seracontro lo conosciamo, è veramente molto forte come mazzo. Comunque se cercate qualche altro mazzettino con Sera ve li lascio sempre qui nelle schede, andate a dargli un'occhiata. Quindi bando ai convenevoli, andiamo a vedere stasera cosa può offrirci all'interno di Marvel Snap e all'interno di queste Infinite. E vi faccio anche una domanda, cioè secondo voi di queste eventino qui con queste coppie di carte, secondo voi qual è la coppia più forte? Perché ovviamente ce ne stanno un bordello che possono essere le papabili vincitrici, come per esempio anche una Scarlet Vision, ma anche una Rescue Iron Man, no? Iron Man che si prende un bel più uno è già un qualcosa di potente, secondo me. Oppure anche, non lo so, tipo un Daredevil Shulk. Daredevil Shulk è da provare, secondo me, sai? È anche da provare. Jeff, subito. Azza. Non mi dire che è il deck della Fenice contro. Cioè, se è il deck della Felice contro Gladiator, magari lo facciamo qui. Gladiator, no? Vediamo. Bello. Mi sa di no, mi sa che è un move normale. Mi sa che è un move normale e c'è Strange Academy doppio, capito? Quindi la nostra Scarlet non è che serve così tanto. Ora, quello che vorrei fare. La miss non la posso giocare, vedi? Vedi che la miss non la posso giocare. Però, già uno Zabu con Maximus così. No? Sarebbe male. No? Cioè, Sera lo possiamo fare benissimo anche al turno 6. Cazzo ci frega, no? Dov'è la nostra coppia di carte, raga? Dove è andata a finire? Clock. Sarà veramente un botto di punti. Sarà veramente un botto di punti. E io giocherei anche Sera. Tralasciando ciò, non vorrei spostare nulla. Spero solo che Zabu non mi va su Maximus, altrimenti è un bordello. Proviamo. Vediamo che gioca lui. Cioè, comunque. Cioè, fa veramente ridere questa cosa che. Cioè, tu mi dai un move contro e mi dai due location del move. Cioè, è imbarazzante, guarda, è imbarazzante. Imbarazzante. Ok, ci sta. Ora, se mi fa il piacere. Ma Kraven è veramente esponenziale il suo effetto. Bello. Molto bella questa cosa. Diciamo che non è il massimo. E come te lo vinco io, frate? Ma io come ti vinco il game in tutto ciò? Perché Nightcrawler lo può spostare e mettere cose. Ragioniamo. E se io faccio così, faccio così e faccio così, praticamente non sono messo male, no? Sono per niente messo male. E ci affidiamo alla Miss Marvel. Cioè, lui che cosa può giocare qui? Mi può spostare Nightcrawler qui e fare Heimdall? Dico io. Ma se mi fa Heimdall, va lì sul Negrosha Multiple Man. Ghost Spider, Hulkbuster. Raga, ma io vorrei dire, forse abbiamo vinto, sai? Non voglio ricazzare, ma abbiamo vinto caldamente. Godo, godo, godo. Cioè, dai, frate, ma veramente, mi metti due location del move con il deck move contro e su via. E poi ammetto di essere andato un po' nel panico quando ho visto quel Kraven e quel Vulture con dei punti esponenziali. Triskelion, frate, che cosa mi stai raccontando del Triskelion? Vabbè, Maximus a sto punto, non credo che mi giochi così tante carte lui, no? Esatto. Dici Jeff Maximus. Frate, ti consiglio di spostare quel Jeff. Perché adesso io posso pensare di fare sia Jeff e Zero? Non
Non mi convince Zero. Zero fa schifo. No, Zero fa schifo e non si era contro. Zero fa veramente schifo. E sì, dai, Jeff. Abbiamo solo Jeff e basta. Lockjaw. Ok. Mobius a sto punto e basta. G2 Magic. Allora, abbiamo la Scarlet. Abbiamo la Scarlet per quel limbo maledetto. Ok. E che cosa c'è lì? La Space. Va bene così. Quindi tu mi stai dicendo molto probabilmente che tu andrai a spostare Armor qui. Teoricamente. Sai che c'è? Ma sai che c'è? Che io intanto visione te lo faccio. Io intanto visione te lo faccio. Il turno 6 possiamo giocare Scarlet, Gladiator and Zero. Ed è uno snap. Cioè, secondo me possiamo, abbiamo veramente tante, ma tante possibilità di vincita in questo game. Poi, boh, vediamo che cosa gli pesca coso. Lockjaw. Ok, fratello. Ci sto, fratello. Vediamo chi lo sposta meglio, allora. Allora, quello che andrei a fare io è fare... Scarlet, Gladiator e Zero. Qui sono 4, 12... 15 punti. Se lui spostasse visione qui, vince. Vince. E se noi facessimo, per puro caso, no? Facessimo Scarlet sola qui, visione, ce lo portiamo qui. Facciamo Gladiator e facciamo Zero. Magari Zero lo mettiamo qui. No, ho paura di Gladiator, raga. Ho paura decisamente di Gladiator, quindi gli metto anche un bel più 3 qua. Vediamo. Ok. Ok. È 0. Cosa c'è lì? La stavamo perdendo, eh. Lo so, frate, lo so, frate. La stavamo veramente perdendo questa partita, cazzo. Cioè, se lui avesse giocato qualsiasi altra carta di drop alto e non magneto, noi avremmo perso. Quindi GG, ci sta la botta di culo. Ero convinto che lo spostasse quel visione. Potevo giocare... Potevo spostare il mio Jeff, in effetti. Così facendo avevo più... Più certezze, diciamo. La reality è buona, sai? È come se avessi un'altra Scarlet. Intanto dura spesso la gioca. Ma la reality può essere veramente molto utile se non ci abbiamo la Scarlet, sai? Esatto, tipo la Mindscape. La Mindscape non mi interessa. Ma per niente. Però, per il momento, io farei solamente Jeff. Per il momento farei solamente Jeff. Tu giochi Armor, vabbè, non mi dire che è un altro Lockjaw, frate. Eh no. Che c'è qua? La Stark Tower mi interessa, sai, mi intriga. Mobius. Ci può interessare Mobius adesso? Non lo so, non so che cosa può avere il ragazzo. Cosmo, ok. Va bene. E a me sembra veramente buono fare Maximus così. Fare Maximus, fare la Scarlet. Oppure... Oppure intanto potremmo settare una Miss Marvel. Ma no. No. Ok. Ci sta. Bello. Non me l'ha fatto pescare. Ok. E facciamo Miss Reality. No. Visione la voglio giocare. Ma non mi serve neanche... Allora, non mi serve neanche pescare qui, no? Che non mi serve neanche. Io giocherei visione qui. Ok? Giocherei visione qui, giocherei anche Jeff qui. E basta. Tanto mi potenzio più che posso. Che giochi tu là? Lo fixa. Pazzo sgravato. E frate, scusami. Io adesso ho prio. Quindi metti che c'è una riot e non ti serve a nulla. Facciamo visione qui. Facciamo la miss. E facciamo la reality.
Noi siamo messi molto, ma molto bene. Non so cosa potrebbe avere, però. Destroyer. Come? Non so cosa potrebbe avere. Potrebbe avere Destroyer che è a 16. Però qua siamo a 11 più 5, facciamo 16. E invece qui 3 e 16, 19, 15, 19. Qui c'è un gap di 9. Qui c'è un gap di 9 e noi vinciamo in tutte e due location se gioca Destroyer. Quindi io uno snap te lo faccio. Poi vediamo. Vedi. C'è il Destroyer, il pazzo, c'è il Destroyer. Cioè, vedete quanto fa tanto quel più uno di forza al Visione e anche a Scarlet? Che è veramente perfetta la partita di prima. L'abbiamo portata a casa veramente con il contagocce, oserei dire, la Soul. Questo è veramente un Thanos, vero e proprio. Non c'è nessunissima location che ci dà le gemme. New York, va bene, ci sta, ha voglia. E Maximus no. Maximus, cioè, gli do una mano esponenziale se gli faccio pescare due carte, quindi non credo. Power. La gemma. Però ci sta la Soul, sai? Ci sta veramente la Soul. Potrei giocargli Killmonger. Ma ci avrà Kyera? Dai, intanto Mobius quinta glielo faccio. Intanto Mobius glielo faccio. Vediamo se gioca Kyera. Dici, tu giochi Wave addirittura. Tu giochi Wave. Guarda che bella fare Sera intanto però. Bello fare Sera, eh. L'unica cosa è che non vorrei fosse un Galactus, che non mi faccia Galactus in qualche maniera. E io mi devo proteggere in qualche modo. Gladiator. E la Soul. Ok, non è un Galactus. Con calma. Perché adesso andiamo a fare Sera. Dici tu, Sera dove lo fai? Sera lo fai qui. Sera lo fai qui. Visione. Ok. Avremmo perso comunque la prima se avessi giocato Sera qui. Ora. Lui può spostare le sue carte. E io pure. Mobius, Killmonger, Miss Marvel and Maximus. No. Molto semplicemente no. No. Che va sempre a due lui. Invece. Facendo Killmonger e basta, facendo la Miss, facendo Maximus, teoricamente non è male come play. La voglio se non è male. Cioè, io mi aspetto che Visione me lo sposti su New York, ok? Sì, ci avrà Liot da giocare. E ci avrà Liot. Però noi già sul mondo di Mojo vinciamo. C'è Gladiator. Ok. Ripeto, noi vinciamo sul mondo di Mojo. Bisogna vedere cosa gioca lui in quelle altre due carte che sono. Ok. Dai, fratello, dai, su, su, su. Su. Ok, ah no, abbiamo vinto, mi sa. Ok. Va, da. Però dai, basta buggarsi. Dai, su, cazzo. Dai. Miss. E Maximus. Vinta. Non è servita a nulla. Non è servita a nulla. E qui oserei dire che c'è stata anche della tattica. Allora, la Mind, che non ci serve fondamentalmente a nulla perché non ci abbiamo droppa uno noi. Ok. Fino a qua ci siamo. The Hood. Ok. Jeff. No, Zabu. Sorry. Zabu intanto lo settiamo. Che fa? Demone. Cos'è sei? Un junk? Eh? O un junk o un bounce, dipende.
Dipende dai punti di vista. Bello Dimensione dei Sogni. Che ci abbiamo la Scarlet se volessimo. No? Gladiator. E a questo punto mi sa che la faccio. Però magari giochiamo al turno 4 la Scarlet, no? Vediamo cosa c'è qui. Ok. È un bounce, allora. Prendi Bitmonkey. Fresca. Fresca. Guarda là. Ok. Con calma. Devo chiudermi. Devo chiudermi come se non ci fosse un domani. Lui fondamentalmente non può giocare a Nihilus adesso. Quindi è una cosa molto buona questa. Il problema è che cosa gioco io? Il problema è cosa gioco io. Potrei giocare questo. Potrei giocare sia Scarlet and Mind e poi giocare Jeff Maximus. Jeff Enchantress, dipende. Vediamo. Bello così. Molto bella questa cosa. Però gli ho fatto un favore a lui. Ho fatto un favore a lui esponenziale. Bello Vision. Bello Vision. Ha voglia se è bello Vision. Sì. Il Void non me lo prendo, così facendo mi prendo soltanto un meno Teddy the Wood. Ti contro snap, frate. Il turno 6, ragioniamolo, perché abbiamo Killmonger, quindi The Wood alla fin fine non ci fa nulla. Ok. Bello così. E noi ci abbiamo anche Killmonger, raga, non sottovalutare questa cosa. Ok, continuiamo a non avere prio. Questa è una cosa molto importante, raga, adesso. Per il semplice fatto che noi andremo a mettere Killmonger qui, no? A mettere Vision qui. A mettere. Aspetta un attimo. Qua sono 17 punti così facendo. Gli mettiamo anche Maximus perché non si sa mai. E qui gli mettiamo Enchantress. Peccato che non ci ha dato la miss, perché altrimenti avremmo fatto veramente tante cose. Ma tante, ma tante, ma tante. Il problema è uno. Dove lo gioca? Hitmonkey? Dove lo può giocare? Se lo giochi qui. A questo punto. Cioè, così facendo noi andiamo a 5 punti. Metti che mette qualche drop a 1. Sì, dai, dai. Dai, giochiamo così. Il problema è uno. Il problema è metti che fa tipo una Liot in mezzo. Non credo proprio, frate. Non credo proprio. Oddio, potrebbe farlo a Lyot invece se ce l'ha nel mazzo. Per il semplice fatto che c'ha tutti i drop a zero poi. Madonna. Digiforge. Shadow King. Demone. Demone. Power. Zabu. E Shang. Perfetto. Via. Via tutto. Pulizia. Pulizia. 8, e dico ben 8 cubettini per noi, tutte e tre le location vinte, frate. Io innamorato di Visione Scarlet, ma innamorato del Serra Control, raga.